tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video molto molto particolare e questo video è in collaborazione con il gruppo di Telegram che vi metterò giù nell'info box. Questa è stata un'idea di Stefano. Stefano su YouTube lo trovate come Mr. Kitchen in the World, prima era Mr. X. Lui tramite il video che abbiamo fatto in collaborazione con Fabiana diciamo ha suscitato in lui un ricordo per quanto riguarda un gruppo musicale che si chiama Kiss e ognuno di noi siamo in quattro e dobbiamo fare un personaggio diverso. In questo video ci sarà Fabiana, che è Fabiana Lizzi su YouTube, poi ci sarà Irene, che il suo canale ha due canali, uno è Irex in the Wonderland e uno è Irex ai Fornelli, e poi ci sarà Valentina, che qui su YouTube è Achemitica, fa delle ricette al bacio, guardatela. Allora, io devo fare un chitarrista che si chiama The Star Child, che sarebbe figlio delle stelle. Il vero nome è Paul Stanley, quindi devo fare questo personaggio, ve lo faccio vedere così vedete quello che dovrò fare. È semplice, diciamo, ma quale? Devo fare la stella, io non so disegnare assolutamente, ma iniziamo facendo dei punti per capire, diciamo, dove dobbiamo andare. Io mi prendo il cellulare per capire su per giù in che lato fare. Allora, mi hanno detto di fare dei puntini per quanto riguarda per capire le punte delle stelle, poi una è qua sul sopracciglio, una dovrebbe essere qua, poi una qui nelle tempie e una nella guancia. Vediamo, sembrano dei neri, che su brutte. Allora, adesso mi serve non lo so se avete visto una sagoma, ma era la mia amica a farmi il disegno, perché sinceramente io non riesco a disegnare, specialmente sul mio viso, magari su altre persone, ma su di me non ci riesco. Quindi adesso la coloriamo tutto e nel frattempo vi dico anche chi è questo chitarrista. Allora, vi stavo parlando di Paul Stanley, ed è un, se riesco anche a mettermi bene, allora finisco l'occhio e poi ne parliamo, va, facciamo così. Allora, la stella è fatta. Allora, vediamo com'era il disegno. Quindi dopo aveva tutta la faccia bianca e le sopracciglia poi. Allora, io sinceramente voglio metterlo con un fondotinta chiaro, che sarebbe il 10, per non mettermi direttamente tutta la parte bianca che ho questo. Voglio fare un... come si dice, un mix per farlo diventare anche un po' più fluido, anche se lui ha proprio la parte bianca, però voglio metterlo proprio direttamente con questo. Vediamo se mi viene bene, se non mi viene bene lo togliamo. Allora, mi servirebbe un pennello di applicazione. Così iniziamo a metterla su tutto il viso. L'ho mixato con il fondotinta per una base molto più cremosa, ovviamente, perché sennò era troppo pieno come
come si dice, non scivolava bene, essendo lui molto bianco, ho cercato di arrivare al colore. Ah, meno male, arriva fino a qua. Cioè, faccio paura. Considerate che dopo me ne vado di là, voglio vedere la loro faccia. Troppo forte questa cosa. Ringraziate a Stefano per l'idea. Io poi lo ammazzo quando lo vedrò. Ha tutto l'occhio bianco, ok. Io me li ricordo proprio vagamente, non ho un ricordo. Meno male che mi devo lavare i capelli anche. Adesso facciamo delle parti più particolari. Mi avvicino perché essendo ciecata devo riuscire a non togliere le punte, le parti più. Ci sono le mie sopracciglia che sono tutte tese. Io non sono brava per queste cose, ve lo ridico. Non mi mettete più in queste situazioni perché. Vaccide, vaccide. Cioè, considerate che loro tutte le volte che si truccavano, cioè, che facevano l'esibizione, dovevano fare tutta sta manfrina qua. Mamma mia. Anzi, no, qua no. Perché qua aveva le sopracciglia, se non mi sbaglio, scure. Vediamo. Sì, ha le sopracciglia disegnate, quindi devo andare con la matita a disegnare le sopracciglia. Era un tutt'uno con l'altro sopracciglio, quindi io non so disegnare le sopracciglia perché già ce l'ho belle di mio. Allora, vabbè, lui non è che si vede proprio bene bene. Le sopracciglia. Allora, lui ha queste sopracciglia così e siamo d'accordo tutti. E poi ha la parte nera dentro l'occhio e moso gli anni. Allora, metto una tita nera. Mi viene da piangere, mi sto commuovendo. Allora, mi serve un fazzoletto. Lui ha l'occhio tutto nero nella parte di dentro. Vediamo se riesco. E ha un po' di matita anche fuori l'occhio. Ovviamente lui la più perfetta e ce l'ha anche sopra. Allora, dobbiamo fare le labbra. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. Sto sporcando di tutto e di più. Allora, adesso facciamo le labbra. Oddio. Aiuto. Allora, metto anche un po' di mascara perché è giusto mettere anche un po' di mascara. E nel frattempo vi dico anche chi è lui. Allora, vi dico qualche cosa di questo personaggio.
Allora, lui è un cantante, cantautore, chitarrista e insieme al bassista sono i due, diciamo, fondatori del gruppo The Kiss. È nato il 20 gennaio del 52 negli Stati Uniti. Quindi va, è lui il personaggio, è uno dei personaggi principali di questo gruppo. Allora, l'ultima cosa, devo fare le labbra rosse e abbiamo finito, quindi facciamo anche le labbra. Spero che ovviamente vi piaccia il mio progetto. Ho un po' le labbra scivolate. Allora, questo è il make-up finito. Io spero ovviamente che vi sia piaciuto. Ringrazio le persone che hanno collaborato con me per questo video. E ringrazio la mia amica per avermi fatto la stella perché io non ci riesco. E niente, che dirvi di più? Spero che il mio video vi sia piaciuto. Ditemi qua sotto cosa ne pensate, se è stato bello o non è stato bello, oppure se conoscete i Kiss. Io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate. Se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Don't make